Dopo il robot Da Vinci arriva al San Donato di Arezzo anche Rio, robot ad alta tecnologia per la chirurgia protesica in ortopedia. L'ospedale aretino diventa così il primo centro europeo per il più alto numero di interventi effettuati con la robotica. Quello che noi sosteniamo e dimostriamo nei numeri è che l'innovazione tecnologica non solo porta beneficio e tanto in questo caso ai malati, perché chi si fa una protesi del ginocchio con questa tecnologia o dell'anca, insomma, quasi il giorno dopo va a passeggio, ma non porta documento neanche economico, perché naturalmente riducendosi molto la degenza post-operatoria, alla fine c'è anche un piccolo risparmio per l'ASL. La piattaforma, che è già stata in funzione all'ospedale di San Sepolcro dal 2014, dove sono già state impiantate 227 protesi con questa tecnica, da adesso sarà collocata anche presso il polo robotico delle sale operatorie del San Donato di Arezzo e la sala ortopedica della Gruccia in Valdarno. L'ortopedico guida il braccio robotico, ma solo per piani codificati, cioè solo nell'area che tu hai deciso di fare. Dunque, estrema precisione. Hai pianificato tu l'intervento su un software, diciamo, però poi lo puoi correggere durante l'intervento. Dunque il massimo di versatilità e il massimo di precisione. Sempre all'ospedale della Gruccia è stata inaugurata anche la nuova risonanza magnetica di ultima generazione, un apparecchio dal costo di 1.300.000 euro, che consentirà un notevole passo in avanti nella diagnostica per immagini. Continuano gli investimenti sull'area della Toscana Sud, sull'area vasta Toscana Sud, e credo che questo sia uno dei grandi vantaggi della sanità toscana. Stiamo investendo in tecnologie, ma in modo razionale, all'interno di una programmazione molto forte. Ci sono più strutture robotiche in Toscana di quante ce ne siano in alcune nazioni europee. Io credo che questo sia un vanto.